Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Su Voci.fm, Giobbe Covatta, intanto sappiamo che sei qui all'Asylum Film Fest perché viene presentato un libro che ti racconta. Yes, è una televisione italiana? Sì, è una testata web italiana. Allora posso parlare in italiano, mi capisco? Direi che è meglio. Va bene, direi che è meglio per tutti, anche per me. Sì, io sono venuto per il buffet veramente. Viva la faccia della sincerità. Ah, perché c'è un buffet, non lo sapevo. Ma anch'io lo speravo, invece mi sa che non c'è buffet. Sì, credo che presentino un libro in cui si parla di... Cioè, proprio il libro si intitola Giobbe Covatta. Il bianco e nero, no? Esatto. Bontà loro, che ti devo dire. Cosa racconterà questo libro di te, soprattutto del tuo impegno, immagino? Guarda, non lo so che cosa racconterà il libro, so che già il fatto che qualcuno l'abbia scritto dimostra che c'è nell'aria una forte malattia mentale. E gira, e gironzola insieme al virus. Sì, lo so, c'è questa epidemia di psicopatia, però ma dai, questo bisognerebbe chiedergli all'autore. Io sono lo shock argomento di conversazione. E che effetto ti fa essere lo shock argomento di conversazione di un libro? Allora, parliamoci chiaramente, io faccio l'attore. Cioè, mi nutro di ego, hai capito? Che effetto vuoi che mi faccia? Un bellissimo effetto. Dentro potrebbe essere anche tutto bianco, ma mi basterebbe la copertina. Senti Giobbe, tanto teatro, soprattutto anche cinema, televisione, poi hai fatto anche dei doppiaggi, mi ricordo tipo The Brave della Pixar e poi mi ricordo un altro doppiaggio di un cortometraggio che si chiamava The Egg. Levate la pesca, non me lo ricordo. Mi diverte il doppiaggio dei cartoni animati, è una delle cose che io lo farei proprio di mestiere, quella è una cosa che farei. E, però la domanda cominciava con tanto teatro, sì, se uno mi chiede tu che mestiere fai, io faccio il teatrante. Poi tutto il resto è divertente, è piacevole, a volte è anche faticoso. Però è un altro mestiere, sono altri mestieri che mi fa piacere fare, anche perché essendo uno che si annoia facile, ogni tanto interrompere un'attività che è la mia attività per fare qualcos'altro e per farlo anche con piacere, con soddisfazione, insomma, non soltanto come hobby, e mi piace. Comunque anche il teatro come il doppiaggio si lavora con la voce, noi di Voci.fm siamo un po' fissati su questo, quindi volevamo sapere che cosa ti è piaciuto di più del doppiaggio, se lo rifaresti e come si cambia la voce dal palcoscenico al leggio, al microfono. Ma guarda, l'ultima domanda non ho idea, perché non lo so. Usi sempre la tua e basta. No, ma poi per fortuna ci sono i direttori del doppiaggio che sono bravissimi, e nel senso che scoprono e sottolineano certe cose che tu quando le risenti dici cazzarola, quello c'ha ragione, ma non te ne saresti mai accorto senza di lui, capito? Non so, quelle cose, c'era un'ape, e quindi questa non la so. Passiamo alla domanda a piacere. No, la domanda a piacere è quando dice ti piace fare il doppiaggio. Sì, ma te l'ho detto anche prima, sì, è una cosa che mi diverte molto, mi piace molto. Poi ti dico, ho sempre fatto doppiaggio di cose frivole, di cose divertenti. Cioè, non so come sarebbe doppiare un dramma shakespeariano, non ho idea, non mi è mai capitato, non l'ho mai fatto. Tipo se dovessi doppiare qualcuno che dice, che ne so, essere non essere, questo. Kenneth Branagh, no? Uno si mette lì e dice devi doppiare Kenneth Branagh. Vai Giobbe. To be or not to be, that's question. Poi in italiano? No, io lo so solo in Shakespeare, lo so a memoria, ma solo in inglese. Ma questa è una cosa bellissima. Progetti, Giobbe. Progetti. E beh, fra un paio d'ore c'è il buffet. È bello lì.
Senti, la tua voce, diciamo che, vabbè, tu, come abbiamo detto, usi molto la tua voce, però, parafrasando un po', dai anche voce a tante persone, a tante realtà che voce non l'hanno. Cosa significa per te il tuo impegno sociale, per l'ambiente, per l'Africa? Ma guarda, è una di quelle cose che io mi tengo, lo so, voi a casa direte, ma non è vero, non è possibile, avrai 34-35 anni, no, 65. Tengo 65. Complimenti. Guarda, sembro un bambino. Un giovanotto, come dicevano le nonne. Brata, l'ho detto che ho l'epidemia di psicopatia nell'aria. Allora, 65 anni. Io mo, sinceramente, no, il teatro non lo lascerei perché mi piace proprio. Ma io farei comunque il documentarista, andrei in giro per il mondo a fare quello che ho fatto per tanti anni, dal 94. Che vado in giro per il terzo mondo a raccontare il terzo mondo e a raccontare, a tentare di dare voce anche se minimamente a persone, come dicevi tu, che la voce non l'hanno. È importante, no? Cioè riempie, possiamo dire che riempie anche la nostra, no? La nostra soddisfazione, il nostro cuore. Assolutamente sì, riempie il cuore, svuota il conto corrente, ma però io quello farei, al momento io farei quello, se dovessi abbandonare, e lo farò prima o poi, nel senso che no, piano piano uno comincia a lasciarsi alle spalle cose che nella vita hai accumulato, poi lentamente cominci a scrollartele di dosso, non perché ti pesi, ma perché semplicemente non c'è più il tempo per fare tutto. Bene, le due cose che io mi porterei appresso sono il teatro e il mio rapporto con questo pianeta e con i bipedi che ci camminano sopra. Grazie Giobbe. No, grazie a te. Io mi intitolo Giobbe Covatta, ma tutti mi chiamano The Voice. Un saluto a voci.fm. Ve lo ridico con la voce. Un saluto a voci.fm. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.